Siamo con due dei proprietari del Club Nuts di Vicenza, stanno ospitando questo torneo multisala, prima prova, come sta andando? Mi sembra comunque un ottimo risultato. Sì, un ottimo risultato, direi anche che tutti quanti i giocatori si stanno divertendo, quindi direi un successo, un buon successo. Alle nostre spalle abbiamo anche delle splendide ragazze, abbiamo detto che il torneo di oggi è partito con 91 giocatori, giusto? Sì, abbiamo fatto 91 giocatori, ovviamente ci sono stati dei 1A, dei 1B, fatti all'interno del circolo di Vicenza, Padova e Pordenone. Ci siamo riuniti qui per il Day 2, per la grande finale, 91 iscritti, 25 ancora in gioco, un average di 320.000 di stack, quindi un gran torneo, tanti giocatori, tanto divertimento. Un'informazione, come è nato questa collaborazione fra le diverse sale? Beh, diciamo che tra soci discutiamo molto su questi argomenti, è stata decisa proprio assieme di cercare di allargare i nostri orizzonti, di diventare quasi un polo di attrazione anche per altri circoli. Non sarà solamente questa la prima unione tra circoli, ma ne abbiamo già altre in movimento, no? Già altre in progetto, in futuro. Quindi sarà un calendario molto pieno di questi eventi che sembra appunto che abbiano decisamente un buon successo. Qualche informazione invece del vostro club. Da quanto tempo siete aperti? Questo circolo quanti soci ospita? Questo circolo ospita circa 1400 soci, è il club più storico di Vicenza, si è evoluto e fuso, diciamo così, nel corso degli anni tra i due circoli iniziali, che erano il Mythic Club e la Diamond. Io ero il presidente del Mythic Club, Franco il presidente della Diamond. Da allora siamo diventati... Avete comunque ereditato decisamente un bellissimo club. Le telecamere di Acesbook continueranno ovviamente a seguire i giocatori e andremo a vedere il tavolo finale di questo torneo multisala. Ciao!